Sindaco Gasperini, siamo arrivati a trovare una soluzione che ha messo d'accordo sia il Comune che la Provincia come enti preposti a risolvere il problema della palestra, sia il quartiere di Porta del Foro e soprattutto gli studenti del Classico. Sì, è la prova che quando si lavora concretamente con la buona volontà e il senso di responsabilità di tutti, le soluzioni si trovano. In questo caso abbiamo dato soddisfazione sia agli studenti e ragazzi, sia al quartiere di Porta del Foro. Questa comunque dovrà essere per forza solo una soluzione tampone sia per la scuola, che non può accontentarsi di questa soluzione, sia per il quartiere di Porta del Foro, al quale ormai è stato promesso che da quest'estate potrà lavorare per il futuro. Assolutamente, il quartiere di Porta del Foro da fine anno scolastico avrà l'assegnazione definitiva, che assumeremo nei prossimi giorni in giunta, della palestrina, e quindi potrà fare i relativi lavori per sviluppare le attività del quartiere, perché questo credo che sia fondamentale, anche visto il ruolo che i quartieri esercitano nella nostra città di aggregazione giovanile. E poi per la scuola, ma dico più in generale per le scuole, per i ragazzi e per gli studenti, ovviamente dobbiamo ragionare, questo ne ragioneremo anche con la Provincia, in generale delle dotazioni di impianti sportivi al servizio delle scuole, anche perché abbiamo delle sfide davanti, penso solo a quella del liceo sportivo, che richiedono che la città sia dotata di spazi adeguati. Rettore Sganappa ha giustamente definito la giornata di oggi come storica per il quartiere di Porta del Foro, perché la soluzione adesso sarà definitiva. Sì, questo è un piccolo passo indietro per farne uno importante in avanti dal 1° di giugno del prossimo anno. Dal 1° di giugno del prossimo anno, su delibera comunale che ci verrà data la prossima settimana, avremo qualcosa di definitivo su cui poter lavorare, anche perché come quartiere eravamo rimasti veramente indietro anche rispetto agli altri, per cui pari opportunità per tutti. Noi, la nostra aggregazione veniva fatta su 2 piccole stanze e 30 metri di pergolato all'aperto. Ritengo che dal prossimo anno si possa lavorare un po' più decentemente per far sì che anche il quartiere di Porta del Foro possa avere un museo, che sarà sicuramente la nostra sede storica, e una sede adeguata agli impegni e all'aggregazione di 600 soci. E da questo punto di vista il quartiere dimostra ancora una volta di avere come istinto principale quello di essere vicino alla città e ai giovani. Beh, questo è sempre stato da parte nostra. I quartieri sono aggregazione, e devo dire che secondo me sono aggregazione sana, per cui nessuno ha mai obiettato che i ragazzi non potessero fare la ginnastica, che è doverosa che la facciano. Obiettavamo solo che anche per i quartieri di Porta del Foro volevamo qualcosa di ben definito. A questo punto qualcosa di ben definito, che è questa palestrina, dal prossimo anno c'è, per cui oggi, ripeto, è un giorno storico, perché fino ad ora non avevamo niente. Avete combattuto, avete dimostrato, avete fatto la vostra manifestazione, avete ottenuto una soluzione che però sarà soltanto tampone, ovviamente. Certo, quella che abbiamo ottenuto è una soluzione temporanea. La restituzione della palestrina in Porta del Foro è comunque un buon punto di partenza per noi studenti, poiché tampone, e quest'anno quindi siamo ben coperti. Dal prossimo anno, come è stato promesso da Comune e Provincia, dal 1° gennaio verrà iniziato un piano di ripensamento delle strutture per l'educazione fisica per tutti gli studenti della provincia d'Arezzo. Cos'è che ritenete assolutamente essenziale per l'insegnamento dell'educazione fisica? Un luogo idoneo. Per questo abbiamo manifestato, c'erano state proposte altri luoghi, ma non erano idonei e non era possibile fare educazione fisica all'interno di questi posti. Perciò abbiamo richiesto questa palestra, nonostante non sia bellissima, però ci dà la possibilità di sfogarci e di fare educazione fisica in modo corretto, diciamo.